che per noi rappresenta, diciamo, un altro tassello di un progetto amministrativo che vede nel PNRR, quindi nelle possibilità di sviluppo e di investimento della nostra città, da questa grandissima opportunità dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, uno dei suoi pilastri, diciamo così, perché abbiamo parlato fino ad oggi di PNRR come grandissima opportunità di crescita della città, senza mai, diciamo, in qualche modo focalizzarci sui rischi che però possono derivare da questi grandi e importanti investimenti che arriveranno nella nostra città a favore del territorio. E per un'amministrazione che si è posta fin da subito il tema della legalità, della trasparenza, della correttezza delle procedure amministrative come uno degli obiettivi strategici dell'amministrazione, e poi insomma su questo anche il segretario generale potrà raccontarvi le azioni che sono state fatte, non poteva mancare un'attenzione particolare a come i fondi del PNRR vengono utilizzati e alla prevenzione di possibili fenomeni, diciamo così, di devianza, esatto, di devianza dell'utilizzo di questi fondi, lavorando appunto sulla prevenzione. Per questo, raccogliendo l'input che è arrivato dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, che ringrazio davvero di cuore per aver inteso attivare questa collaborazione, siamo oggi a firmare questo protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una iniziativa che vede il Comune di Viterbo come chiaramente comune capoluogo e principale ente drenante allo stato attuale anche per importo dei fondi che sono arrivati e continuano ad arrivare nella nostra città, capoluogo, insomma, speriamo di una buona pratica che poi si possa diffondere anche in tanti altri capoluoghi d'Italia e nella nostra provincia. Investire, diciamo, spendere questi fondi è importante, è ancora più importante farlo bene, a tutela chiaramente diciamo, della libertà di impresa, degli operatori economici, ma anche a tutela della correttezza appunto del controllo della spesa pubblica. Nel corso di questo protocollo, che poi il comandante ci illustrerà un pochino nei dettagli, è prevista proprio la possibilità tra Comune e Guardia di Finanza di scambiare, diciamo così, informazioni relative appunto alle imprese che cercano la possibilità di realizzare, insomma, l'amministrazione comunale questi interventi, e quindi in fase anche poi di gara e successiva contrattualizzazione sarà importante che appunto, le imprese siano informate del fatto che l'amministrazione ha assicurato questo protocollo e mi accetti in qualche modo le condizioni anche in maniera formale, così da garantire appunto la massima trasparenza e correttezza del processo. Quindi io lascio la parola innanzitutto e in primis al comandante provinciale Carlo Pasquali. Qui con me al tavolo ci sono tutti i rappresentanti istituzionali dell'amministrazione che a vario titolo sono coinvolti all'interno dell'attuazione del PNRR. Ovviamente ringrazio i rappresentanti della prefettura, ringrazio i rappresentanti dell'Università di Studio della Puglia e ringrazio il comandante provinciale della Guardia dei Carabinieri di Viterbo, i rappresentanti dell'aviazione dell'esercito, mentre qui alla mia sinistra il segretario generale che è responsabile dell'anticorruzione dell'ente e della trasparenza dei processi amministrativi, è anche motore e propulsore di questa attività che l'amministrazione sta facendo di controlli anche interni sulla quale, diciamo, possiamo ben dire di rappresentare un'eccellenza, insomma, da questo punto di vista, e la ringrazio davvero per la proattività che si sta, nella quale si sta adoperando, che sta dimostrando il consigliere comunale Umberto Di Fusco, che è delegato al tema ed è anche, diciamo, il coordinatore di questa sorta di task force interna che abbiamo messo in piedi sul PNR, l'architetto Loriana Vittori, che è uno dei due pilastri, diciamo, del PNRR di questo comune, perché sapete che sono sostanzialmente due i settori comunali che sono coinvolti dalla maggioranza dei fondi che vengono investiti e stanziati.
PNRR, uno è appunto l'architetto Vittori, che ha tra le mani, diciamo, diverse decine di milioni di euro e quindi ha un ruolo importantissimo, mentre qui alle mie spalle l'assessore Stefano Floris, che è appunto uno dei due assessori che per la parte politica dell'amministrazione insieme all'architetto Aronne gestiscono i fondi del PNRR, il capogruppo Giancarlo Martiego. Quindi Carlo, io ti lascio volentieri la parola per raccontare lo spirito di questo protocollo, gli obiettivi e i contenuti salienti. Grazie davvero di cuore. Ha voluto praticamente partecipare insieme a noi questo spirito del protocollo che abbiamo stipulato come Guardia di Finanza anche in altre diciamo province, però quello che è interessante, alcuni aspetti tecnici voglio soffermare, quello che non va a coprire il protocollo e quello che invece è lo spirito del protocollo. Innanzitutto il comune di Viterbo chiaramente è una struttura complessa, paga a parte da solo, gestisce i fondi in autonomia, cosa che altri comuni invece devono rivolgersi alla stazione unica appaltante della provincia. Qui c'è una grande differenza, quindi il comune capoluogo li gestisce con una struttura che già svolge dei controlli. Quello che non vogliamo fare, non vogliamo sovrapporci già ai controlli che vengono fatti sulla criminalità, l'infiltrazione della criminalità, perché qui noi lo facciamo insieme alla prefettura, insieme alle altre forze dell'ordine, in un tavolo apposito. Quindi se c'è un'infiltrazione della criminalità, quello è il tavolo competente e noi ovviamente andremo a segnalarlo autonomamente lì per evitare appunto che ci sia un'infiltrazione criminale. Ma quello su cui ci vogliamo concentrare in uno spirito di collaborazione è questo: la Guardia di Finanza avrebbe la possibilità di fare i controlli in autonomia, ma poi questi controlli si risolverebbero spesso in un momento esclusivamente di carattere repressivo, cioè postumo. E quando i soldi però sono usciti, praticamente sono stati pagati, andare a fare esclusivamente la repressione è una vittoria di Pirro alla fine, perché non riusciremo a recuperare, l'opera verrebbe bloccata e alla fine questo che è più interessante di tutto, cioè che le opere vengano fatte o vengono bloccate quando non ci siano i requisiti, noi non andiamo a risolvere. Perché sappiamo benissimo, molte opere pubbliche nel momento in cui si sono scoperte delle cose che non andavano sono state bloccate, le denunce penali, i processi, e molto spesso ovviamente sono rimaste lì. Quindi lo scopo anche un po' innovativo che ci è stato concesso, perché questa è una cosa che come Guardia di Finanza e la spesa pubblica non facevamo, Guardia di Finanza agiva sempre in un'ottica di controllo ma soprattutto repressivo. È quello che ci è stato chiesto partecipando anche a livello nazionale al tavolo del PNRR, è quello di attivare un'azione preventiva, cioè andare a controllare già nelle fasi iniziali, quando i lavori vengono svolti, se i fondi che sono destinati al PNRR si stanno spendendo bene. Cioè non andiamo a verificare se l'opera è giusta o non giusta, perché questa è una scelta politica, l'opera è stata decisa, è stata approvata, c'è una scelta politica. Andiamo a verificare che effettivamente quei soldi che sono destinati all'opera A portino a realizzare l'opera A. E come accade questo? Perché dovete sapere che in tutte le problematiche, dalla giudicazione dell'appalto fino all'esecuzione, ci sono vari step. Quindi si andranno a controllare se i requisiti esistono sul campo, se un'impresa si dichiara avere determinati fondi, determinate caratteristiche di identificate strutture, effettivamente lo sono e se le ha certificate, se effettivamente l'opera che sta avanzando con le relative fatturazioni sono congrue o altrimenti richiedono degli anticipi che poi ovviamente, una volta presi gli anticipi, che spesso possono essere anche consistenti dell'ordine anche del 30%, l'impresa che magari priva di struttura chiude, ha preso l'anticipo e non va avanti. O immaginate che anche su un valore di 1 milione, il 30% di anticipo sono 300.000 euro, che su una società che è una società di capitale SRL priva di strutture vengono immediatamente persi. Quindi voi immaginate 300.000 euro già che solo per l'anticipo dato sulle carte senza l'informazione successiva può essere ovviamente dannosa perché non vengono recuperate. E quindi si mettono in piedi poi tutta una serie di attività anche di carattere, se vogliamo, legale, no? Per verificare se è giusto il motivo per cui questo non va avanti l'appalto, perché mettono delle questioni legali che vanno avanti spesse volte mesi e anni fino a raggiungere la non esecuzione dell'opera, chiaramente,
la dispersione dei soldi che sono stati erogati alla comunità europea. Ricordiamo che sono dell'Unione Europea su cui ha imposto delle regole precise all'Italia nel rispetto dei tempi e dell'effettività di questo. Io chiaramente non ho granché da aggiungere sul profilo tecnico dell'ambito operativo del protocollo d'intesa di cui è stato presentato dalla sindaca e dal comandante provinciale. L'unica cosa che mi preme sottolineare è che lo sforzo in generale, tutte le articolazioni amministrative delle forze dell'ordine, è quello di spingere molto su quest'ottica preventiva che è poi lo spirito del protocollo. Perché ovviamente, come dire, tutti gli interventi che vengono, come dire, ex post, che sono necessari, indispensabili, imposti dalla legge, tuttavia, come dire, lasciano il problema lì. Quindi proprio il senso della missione del PNRR è quello di avere una moralità del sistema in tutta la sua complessità a sostegno di questa missione importantissima. Come è stato più volte detto, a livello sia di amministrazione centrale che periferica si riconosce la grandissima capacità degli investimenti PNRR che poi sono comunque scelti e voluti dai territori e dai posti in cui vengono a essere in qualche modo pensati e implementati e che devono essere sostenuti da tutta la filiera istituzionale. Chiaramente, come dire, è opportuna la precisazione del comandante provinciale quando dice noi interveniamo in un settore che è molto ben definito dall'articolo 1 del protocollo, sostanzialmente in un'ottica preventiva, in quelle che sono le competenze di carattere specifico della forza della Guardia di Finanza, che ricordiamo è una forza a competenza specialistica e che costituisce un'eccellenza conoscitiva e anche una capacità operativa che lo rende un corpo d'élite. Quindi, come dire, è importante che questo sia messo al servizio della comunità territoriale in cui opera. E poi è chiaro che gli aspetti inerenti, l'individuazione e la rettifica delle frodi, la corruzione, la prevenzione dei conflitti di interesse e la duplicazione dei finanziamenti sono degli aspetti molto rilevanti della programmazione PNRR e quindi, come dire, avere un presidio aggiuntivo volontario scelto dal comune capoluogo, quindi come atto di volontaria adesione a un sistema ulteriore che quindi va al di là di quello che è uno strumento, diciamo, ordinario. Voglio dire, il PNRR c'è poco di ordinario, però, come dire, scegliere un ulteriore presidio è una scelta che è a garanzia della collettività proprio per prevenire. L'intervento estemporaneo ma assolutamente molto piacevole per poter dare l'ottica rispetto alle sinergie interne che già operano all'interno appunto del comune di Viterbo, che il sindaco ha ben ampiamente illustrato. Ringrazio anche al tavolo il dottor Caputo, il caro prefetto, e l'onore appunto di sedere al tavolo col comandante provinciale, quindi sono onorata di questo intervento. Volevo significare rispetto all'intelligibilità di questo protocollo che appunto va in via preventiva, che già l'ente ovviamente in fase di preparazione, di bandi di gara, in fase di stipula dei contratti di appalto si applica delle normative preventive sull'anticorruzione che ha standardizzato a parte del piano di corruzione che abbiamo implementato, anche in clausole ben precise sulla prevenzione proprio dei conflitti di interesse di cui si parlava. Però mi sembra assolutamente opportuno che l'ente rafforzi questo presidio perché, come diceva bene il comandante, il presidio è sostanziale, talvolta soltanto è formale per quanto riguarda l'amministrazione, l'inserimento delle clausole e l'accettazione delle stesse da parte degli appaltatori. Ma quello che qui si vuole evidentemente significare è invece andare alla sostanza di fronte ad una forma, talvolta la sostanza potrebbe invece essere differente. Gli unici che hanno il potere di investigare e di andare effettivamente a colpire l'illecito è l'organo deputato e la Guardia di Finanza, per cui può coprire quegli aspetti di frode e di atti riciclati che noi, benché premuniti a livello formale e contrattuale, non potremmo riuscire ad andare a colpire. Quindi questo va tutto tondo, anche in una un intento deflattivo proprio degli intenti di infiltrazione della criminalità organizzata e appalti che, ripeto, possono essere formalmente corretti, ma potrebbero poi successivamente essere appetibili per soggetti poco inclini alla legalità, soprattutto nelle fasi subappalto o nelle
dell'opera, di tutto quello che è il tutto quello che è la catena, no? Di comandi, di servizi che si vanno poi a dare fino ad arrivare al approvvigionamento di mezzi e manodopere che possono essere invece esposti. Io voglio solo sottolineare un pensiero che mi ha fatto tanto piacere il taglio che ha dato il comandante al tipo di percorso che viene indicato in questa forma di collaborazione, il discorso preventivo. Il PNRR è un'occasione enorme, non c'è bisogno che lo dica io, è un'occasione enorme per l'Italia, ma è un'occasione enorme per l'Italia. E il fatto che i due staff che hanno lavorato più di tutti gli altri, cioè quello che fanno capo all'urbanistica e ai lavori pubblici, hanno saputo mantenere in piedi la struttura con i tempi che il PNRR richiede, quindi con la velocità. Ora è chiaro che una cosa bellissima, quella del controllo su chi opera in qualche maniera, e per ora possiamo dirvi, non è un segreto, che la stragrande maggioranza delle imprese coinvolte sono tutte imprese locali o della provincia, e comunque anche questo spinge sempre per una forma di tranquillità sull'uso del denaro pubblico a questa forma di controllo. Però che il controllo sia preventivo in realtà ci permette di tenere la stessa velocità che abbiamo già in questo momento, e quindi questa è una cosa bellissima, perché significa saper rispondere non tanto e non solo alla cittadinanza, ma saper rispondere al governo in modo sull'utilizzazione di questi soldi e soprattutto alla comunità europea. Donato, considerate che quotidianamente una persona è dedicata a inserire sul portale della Ragioneria Generale dello Stato tutti i dati che vengono, che il PNRR ci chiede, per cui dalla delibera, dalla termina più, diciamo, più semplice, fino a mandare di pagamento, atti di liquidazione, è tutto inserito là sopra. Quello che effettivamente è sul portale dell'ANAC. Quello che effettivamente mancava era proprio il controllo dal punto di vista della, diciamo, della legalità, perché questo non è previsto sul portale della Ragioneria Generale dello Stato. Per cui sono i monitoraggi che riguardano essenzialmente la parte tecnica, amministrativa ed economica, ma non riguardano la parte, diciamo, di legalità. E questo, insomma, è importante anche perché ci fa proprio lavorare più tranquilli, devo dire, non solo a noi, ma anche le ditte che saranno chiamate a realizzare i lavori e saranno, insomma, chiamate a rispondere degli atti che verranno svolti, specialmente in cantiere. E le verifiche che facciamo inizialmente sono le verifiche di rito che riguardano, diciamo, l'antimafia, però poi effettivamente in sede di lavoro con i subappalti ci sarà da lavorare, da attenzionare, probabilmente il lavoro che viene fatto.